Per la terza stagione consecutiva Simone Tiberti sarà il palleggiatore della centrale del latte McDonald's Brescia. Il numero 5 dei biancazzurri si è dichiarato voglioso di ricominciare dopo il brutto infortunio al tendine d'Achille dello scorso 26 dicembre, dal quale sta pienamente recuperando. Sto bene, ho recuperato completamente, adesso sono passati 6 mesi e mezzo, diciamo il tempo clinico sono 6 mesi, ho iniziato già a giocare, a fare tutto, quindi sono pronto e ho molta voglia. Con le nuove regole della Serie A2 e dopo il rinnovo di Cisola negli scorsi giorni, saranno proprio loro due, gli over, che dovranno capitanare i giovani della squadra. Hanno tolto un over, quindi purtroppo perdiamo due compagni, ottimi giocatori come Rodella e Agnellini. Peccato, perché avevamo creato un bel gruppo di vecchietti, siamo rimasti io e Ciso i più vecchi di tutti, però abbiamo ancora tanta voglia e tanta esperienza da mettere a disposizione per i nostri nuovi compagni. Ma cosa chiede Tiberti in vista della prossima stagione? Personalmente di sicuro un po' di fortuna, perché come sapete l'infortunio è stata una, sicuramente l'età e tutto, però una buona dose di sfortuna. E basterebbe un po' di fortuna e poi lavorare come abbiamo lavorato negli ultimi mesi, ossia concentrandoci sugli obiettivi per i giovani tecnici e per noi più grandi concentrandoci su quello che è lo sviluppo della tattica di squadra. Il palleggiatore ha poi confermato di non aver pensato al ritiro in seguito all'infortunio di fine 2016. Ho sempre pensato che smetterò per volere, non perché me lo impongono, al di là che ho in mente di giocare ancora qualche anno, però mi sento, sono ancora abbastanza giovane per il mio ruolo, quindi no, assolutamente, anche a fatica, ma mi sarei rimesso in campo. Soddisfazione espressa anche da Giovanni Ieraci, titolare di McDonald's Brescia e presidente onorario dei Tucani. Si è visto anche l'anno scorso quanto sia stato fondamentale per la squadra, e quindi la sua presenza, il suo rinnovo è fondamentale per tutti quanti, anche per fare da guida e da traino giustamente ai più giovani. Lo stesso Ieraci ha poi fissato l'obiettivo per il prossimo campionato. Bisogna sempre migliorarsi, io penso che sia fondamentale fare piccoli passi ogni anno per avere delle basi molto forti. Io ritengo che il prossimo anno rimanere nella prima metà della classifica sia già un ottimo obiettivo. La conferenza, tenutasi nella mattinata di mercoledì, è stata poi l'occasione per ufficializzare il nuovo staff di comunicazione e marketing, che sarà composto da Claudio Chiari e Cinzia Giordano Lanza. A loro è affidato il compito di valorizzare e far crescere l'immagine dell'Atlantide Pallavolo Brescia.